Siccome questo sistema si capiva che avrebbe portato al collasso l'America, che ha avuto infatti una crisi economica notevole, da cui adesso si è ripresa, ma che comunque riprenderà in futuro come crisi, beh, una delle cose più gravi che fece Kennedy e che ne decretò la morte fu il fatto che decise di, per i grandi poteri, certo, non per il popolo, fu che emanò una legge che permetteva allo Stato americano di battere moneta svincolandosi dalla Federal Reserve. Infatti, dopo la sua morte, il primo atto legislativo che fu emesso dal suo successore, da quello che in quel momento era il vicepresidente, quindi che prese la presidenza subito dopo la sua morte, fu restituire di nuovo la sovranità monetaria alla Federal Reserve. Quindi eliminare questo provvedimento qua, che è come se fosse la firma sulla condanna a morte di Kennedy, perché è un atto che fu emanato il giorno successivo alla sua morte. Proprio, come dire, abbiamo fretta di farlo, anche perché ogni giorno in più erano soldi che la Federal Reserve perdeva, insomma.